notizie che arrivano di multe, di cose da pagare. E di carta sono questi maledetti soldi che tutti rincorriamo. E vi voglio presentare gli attori e chi ha lavorato dietro le quinte, perché lavoriamo tanto e lavorano tanto dietro le quinte, quindi è giusto che si prendano i meritati applausi. Parto da dietro, quindi costumista Vincenza Tinuccio. Assistente costumista Cinzia De Angelis, l'arte direttrice di scena. Tecnica audio luci improvvisata, ma è anche direttore di palco Luciano Politano. Vincenzo Del Prete. Esther Vuotolo, Giuseppe Guerriero, lei è un'attrice professionista che... Ma che poi ci sta una tua sosia nel pubblico, una signora che ti dice ah ah ogni volta. Allora, lei è un'attrice professionista, ci ha dato una mano per una sostituzione, quindi ha fatto una sola prova ed è in scena per darci una mano, se no non potevamo essere qui. Marta Pesca. Come potete vedere, il più vecchio del gruppo è il più vecchio, il più saggio ed è un pilastro per noi perché ci dà la forza a noi giovani di andare avanti e senza di lui tutta la grinta che ci mettiamo è lui che ce la trasmette. Felice D'Anna! Poi ci sta mio fratello in scena. Lo dico sempre, un'anima gemella sul palco è difficile trovarla, di solito ci sono solo i capocomici e poi tutto il resto appresso. In realtà siamo una sola cosa quando siamo sul palco, ci divertiamo, facciamo questo anche durante la nostra vita reale. Alberto Tortora! Poi ci sono io e volevo ringraziarvi tutti di cuore, forse questa è l'ultima e poi ci vediamo l'anno prossimo. Oggi ci siamo fatti una giornata di mare, siamo venuti presto, ci siamo proprio rilassati, quindi è stata una bellissima giornata. Non piango perché ho imparato a gestire le mie emozioni. Volevo ricordare che alcuni di loro partecipano ai nostri corsi di teatro, sono al terzo anno ai nostri corsi di teatro, noi siamo Pro Teatro. Ci sono tanti soci che la frequentano, facciamo corsi, facciamo produzioni teatrali, come vedete, produzioni audiovisive e pensiamo che il teatro possa migliorare la qualità della vita. Quindi grazie.